Buona giornata e benvenuti anche quest'oggi sul mio canale. Visto che mi fate tantissime domande sul mondo delle tapparelle, per sapere quanto pesano, qual è il modello migliore, che differenza c'è tra un modello e l'altro, oppure quale motorino comprare, sapete che i motorini ce ne sono tre tipi, 30, 60, 90 kg, in base alla tapparella che avete o che dovete acquistare, mi fate sempre la solita domanda, quale motore scegliere. Ho deciso di fare un video, parlarvi delle varie tipologie di tapparelle che esistono e anche quale motore utilizzare, qual è il motore migliore da utilizzare in base alla tapparella che avete scelto. I modelli di tapparelle esistenti sono quattro, che sono quelle in legno, in PVC, che sono quelle più comuni, in alluminio, che sono quelle più leggere, più comode, e quelle in acciaio, che di solito si usano quando qualcuno vuole un po' di sicurezza. Allora, esclusiamo subito quelle di legno perché non si fanno più, è roba vecchia, però vi dico quanto pesano. Pesano all'incirca dai 6 agli 8 kg al metro quadro. Quindi ve lo dico perché chiunque abbia già delle tapparelle montate di legno e ha bisogno soltanto di mettere i motori, si faccia un calcolo. Chiaramente, se per esempio la tapparella è 1 m x 2, si fa base per altezza, 2 metri, mettiamo che la tapparella pesa 8 kg, sono 16 kg. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo ad alzare una, come si dice comodamente, una finestra, ma una portafinestra pesa. Quindi il mio consiglio è quello di mettere un motore. Parliamo dell'acciaio. L'acciaio lo monto abbastanza spesso, si monta di solito nelle case al primo piano, nelle case che vogliono avere un po' di sicurezza. Tapparelle in acciaio che sono di solito così, come vedete, sono fuori in acciaio e all'interno c'è dello schiumato in alta densità. Alta densità vuol dire che la schiuma è molto dura. Hanno un peso elevato, sono quelle tra quelle che pesano di più, pesano quelle che monto io pesano 13 kg al metro quadro, poi dipende dalla ditta, da quanto acciaio usa o da quanto come si chiama, la schiuma è densa, comunque variano, quelle che pesano di meno pesano sugli 11,5 kg e quelle che pesano di più sui 14 kg. Su queste tapparelle si usa di solito montare il motore, perché anche su queste già pesa montare una finestra, figuriamoci quando dovete alzare una portafinestra. Parliamo ora dell'alluminio. L'alluminio ce ne sono quattro modelli, due che sono quelli che vanno per la maggiore, che sono le classiche tapparelle, che sono così. Non li potete distinguere se non siete del ramo, qual è la differenza tra i due. Comunque la differenza è questa, l'alluminio è sempre quello, invece lo schiumato che c'è dentro è differente. Uno è in alta densità, che sono quelle che costano di più, quindi vuol dire che c'è il doppio dello schiumato dentro, e invece le altre sono quelle come questa, che hanno la schiuma normale. La differenza qual è? Che sono, non perché sono più leggere, ma perché si gibollano molto più facilmente quelle normali. La differenza di prezzo oscilla tra i 35 e il 40%. Quindi se avete in mano due preventivi che non sono uguali, chiedete al vostro installatore qual è la differenza se uno sono in alta densità e un'altra se è quella normale. Vi dico già da subito di non montare quelle normali se, come si dice, se le vostre tapparelle non sono abbastanza coperte, altrimenti la grandine ve le gibollerà tutte. Poi ci sono quelle più piccole, che sono queste, le mini. Sono sempre in alluminio, hanno sempre uno schiumato al suo interno. Queste di solito si usano quando si ha dei, come si dice, dei cassonetti piccoli, di solito quando si fanno dei recuperi di sottotetto che le finestre rimangono troppo piccole. Cosa si fa? Allora si cerca di fare il serramento più grosso e quindi il buco del cassone più piccolo. Si usa questo perché l'avvolgimento è minore. Questa tipologia costa tantissimo e anche questa tipologia, come si dice, è soggetta al gibollo con la grandine. Questa ve la sconsiglio perché spesso e volentieri si rompono dopo pochi anni che si montano, dureranno una decina d'anni più o meno. Poi c'è l'ultima categoria, che è questa, che è pesantissima, è in estruso praticamente. L'alluminio è spesso 2,5 mm. La bellezza di questa è che si può colorare in qualsiasi tinta RAL, quindi si possono avere in 500 colori. Di solito si montano queste quando si vuole fare un lavoro blindato, ma non si vuole avere i problemi che hanno quelle in acciaio, cioè problemi
problemi di ruggine o robe del genere. Qui praticamente cosa succede? Come vedete, qui al suo interno viene infilata una barra piena di ferro, quindi qua adesso c'è dentro una barra da 8 per altezza 2 cm. Ogni 2 o 3 maglie si inserisce una barra da, come si dice, di ferro, quindi sono robustissime, hanno la bellezza dell'alluminio e il problema di queste qual è? È che sono quelle che pesano di più. Adesso non so quantificarvi il peso perché dipende da quello che si inserisce. Per esempio questa è alta 5, ma di solito sono anche alte 7, quindi ci sono quelle alte 7 si mette delle barrette più alte, quindi il peso è differente. L'unica cosa che vi dico è che su queste, sia che sia piccola, sia che sia grande, ci vuole il motore. Anzi, alle volte, quando ci sono tapparelle di dimensioni maggiori, cosa succede? Che non va bene neanche un motore da 90 kg, bisogna ricorrere a un motore ancora più performante, ma un motore che costa molto di più. Ora parliamo delle ultime, che non sono quelle meno importanti, anzi sono quelle che vanno per la maggiore, che sono quelle in PVC. Quelle in PVC ce ne sono, come vedete, tantissimi modelli. Ci sono tutti questi modelli, non perché siano differenti, anzi il 99% sono uguali, cambia soltanto la forma. Questo perché? Perché durante i decenni si sono cambiati vari tipi di modelli in base alla moda, o per esempio le prime che si sono create erano il modello, dov'è che è questo, che si chiama modello piatto. Ce ne sono in giro così tante che le creano ancora, perché cosa succede quando voi ne rompete una, almeno ne cambiate soltanto quella che avete rotto e le altre potete mantenere quelle già esistenti. Il problema di questa cos'è? Che era piatta e quindi cosa succede? Che quando si avvolgono, a parte che come si dice, che il rullo diventa grandissimo, quindi non si possono più montare sulle case nuove, visto che i tetti si sono abbassati in confronto a 40 anni fa, in più cosa succede? Che facendole a forma di mezzaluna si avvolgono meglio e hanno meno sforzo. Invece quando erano soprattutto quelle grandi, piatte, sforzavano gli angoli e si spaccavano sempre i giunti. Poi hanno creato degli altri modelli, quindi questi per esempio all'inizio anni 80, che hanno fatto, come si chiama, come vedete, dei segni. Queste servivano per attutire gli urti della grandine, comunque si spaccavano lo stesso. E niente, ci sono mille modelli per tutte le esigenze, ma principalmente i modelli sono tre. Fanno ancora il modello leggero, come quello vecchio, che è questo. Però è, come si chiama, il modello nuovo, diciamo, è questo che sarebbe antigrandine. Praticamente cosa succede? Che la dimensione è uguale, l'estetica è uguale vista da qui, ma se la vediamo in sezione, vediamo lo spessore è quasi il doppio. In più, come vedete, sono fatte ad alveare, che se vedete questa ha due buchi in meno rispetto a questa. Quindi queste qua cosa sono? Oltre ad essere più resistenti, perché sono più spesse, hanno anche più canaline e quindi sono ancora più ammortizzate, quindi ammortizzano gli ordini della grandine. E in più, come si dice, queste sono fatte con una pasta dove il colore dura di più negli anni. Quindi, perché sapete che il principale problema del PVC è che quando sono passati 20 o 30 anni, anche se non sono rotte, il colore è sbiadito di tantissimo. Ecco, come si dice, questo modello qua, io di solito non monto questo, monto quest'altro, che si chiama Suprema, la monto da una ventina d'anni e vi garantisco che quando passo sotto le case, che le ho montate una ventina d'anni fa, il colore è sbiadito, ma di veramente poco. L'unico problema che hanno queste tapparelle qua, qual è? È che sopra il 1,20 m di lunghezza bisogna inserire delle barrette in H in ferro. Questo perché, come si dice, quando il sole le colpisce d'estate, tendono a curvarsi. Quindi già pesano di più, perché una tapparella normale, di quelle leggere, pesa all'incirca 4,20 kg, questa invece, essendo più grossa, pesa 6,20 kg. In più, quelle superiore al 1,20 m inseriscono delle barrette di ferro, che aumentano ancora di più il peso nelle porte finestre, è consigliato montare un motore. Poi ci sono varie tipologie che hanno inventato nuove, che sono come tipo queste, che sono bicolore, ma alla fine
è la stessa solfa, ecco. E l'altro modello di cui vi volevo parlare è come quello in alluminio, che sono legno, che sono piccolissime e anche finissime. Se dovete comprare questo modello, cosa dovete fare? Dovete prima cosa cambiare le guide delle tapparelle, altrimenti sbacchetteranno quando ci sarà il vento. Ci vogliono delle guide sue particolari. Queste servono sempre come quelle in alluminio, quando si fanno recuperi di sottotetto, per recuperare più spazio possibile, quindi alzare maggiormente le finestre. Queste pesano pochissimo, il peso di queste è dai 3 kg ai 3,8 kg al metro quadro, quindi non hanno necessità di montare i motori, almeno che non, voi non li vogliate montare per comodità. Il problema di queste è come quello delle altre tapparelle, comunque, anzi peggiormente perché sono finissime. Se montate per esempio degli sporgeri, la grandine ve le sfascerà tutte. Quindi non è consigliato montare queste, almeno io ve lo sconsiglio, se potete non montatele, a meno che non siate obbligati. Mi sono dimenticato di dirvi che le tapparelle in alluminio, quelle normali, hanno un peso di 4, dai 4 ai 5 kg, quindi sono ancora più leggere delle tapparelle in PVC, quindi anche come si chiama, le porte finestre non hanno bisogno di montare i motori. Ora parliamo dei motori e che motori scegliere. Come sapete, e vi ho già spiegato negli altri video, le tipologie dei motori sono 15 newton, 30 newton e 50 newton. Quindi vuol dire 15 newton portata a più o meno 30 kg, 30 newton più o meno portata a 60 kg e 50 newton portata all'incirca di 90 kg. Poi ci sono altri motorini, ma costano più del doppio. Questi diciamo che sono quelli standard, che se andate a comprare anche al Brico o da qualsiasi altro fornitore, sono quelli che hanno in casa. Fare il calcolo del peso delle tapparelle è semplicissimo, si fa lato per lato, quindi basta ricordarsi i pesi delle tapparelle. Allora, tenete in mente che quelle in acciaio pesano all'incirca 13 kg, quelle in alluminio sono quelle più leggere, possono variare dai 4 kg, ma ho provato a vederle anche da 2,9 kg, che sono sottilissime, e arrivano fino a quelle in alta densità, intorno ai 4,7 kg, 4,8 kg se non sbaglio, e quelle in PVC partono dai 4 kg, che sono quelle più leggere, diciamo i modelli vecchi, quelli che hanno solo 3 camere, però possono arrivare anche a 6,2 kg, che sono i modelli, quelli nuovi di cui vi parlavo prima, quelli antigrandine che sono più grossi. Il calcolo, come vi avevo già detto prima, si fa base per altezza, però dovete ricordarvi una cosa: dovete aggiungere, voi quando prendete la misura del vano, dovete aggiungere 3 cm di larghezza, perché le guide hanno una canalina da 20, quindi si fa 1,5 cm più mezzo centimetro d'aria da una parte, 1,5 cm più mezzo centimetro d'aria dall'altra parte, e invece in altezza dovete prendere la misura del vano e dovete sempre aggiungere minimo 20 centimetri, questo perché la tapparella chiaramente non si fa fino all'altezza del vano, ma si fa arrivare contro il rullo delle tapparelle. Quindi, come si dice, quando inseriamo la tapparella, devono avanzare 3-4 maglie che arriveranno fino ad appoggiarsi contro il rullo che noi abbiamo. Niente, spero di essere stato d'aiuto, visto che vi avete fatto tantissime domande, le ho raggruppate tutte e ho cercato di rispondervi in questo video. Grazie e buona giornata.